Adesso vi faccio vedere se non muoio prima. Sono morto prima. Vaffanculo. Tutta una serie di. Aia. E là, qua ci muoio. Schiva. Salta. Non doveva andare così. Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre Das che vi parla. Oggi sono qui per parlare dell'Endura, questa volta in maniera un po' più approfondita. Ne avevamo infatti già parlato, avevo accennato insomma qualcosina su quest'arma quando era stata introdotta, ma adesso la andiamo a vedere in maniera più approfondita. È uno stocco, il secondo stocco del gioco, quindi come già avevo detto concorrenza diretta alla destrezza, di fatto comunque pur appartenendo alla stessa categoria sono due armi abbastanza diverse, la destrezza punta sul critico e l'Endura sullo status. Come fare per mettere le mani sull'Endura? Va ricercata laboratorio Tenno del Dojo, ha come prerequisito la ricerca della Nami Skyla. Vi ricordo infatti che quando aggiungono una nuova arma in un laboratorio bisogna sempre comunque aver ricercato poi le cose precedenti, per cui ovviamente un nuovo clan farà un po' più fatica, un clan invece che sta sempre sul pezzo, aggiornatissimo con tutte le novità, dovrà solamente ricercare l'Endura spendendo 10.000 crediti, 5 morfidi, 40 oxium, 7.500 ferite, 2.500 kit polimeri. Ovviamente questi requisiti vanno moltiplicati per il tier del vostro clan fino ad arrivare addirittura a 1% se avete il clan di tier più grande. Comunque nulla di particolare, una volta messe le mani sul blueprint dell'Endura però vi preciso che serviranno, fra le varie risorse abbastanza normali, un paio di Argon Crystal, quindi bisognerà fare un salto nel Void. Diamo subito un'occhiata alla build dell'Endura. Come potete notare ho inserito un'unica forma, mi ritrovo con due polarità V, infatti una è presente a livello innato sull'arma e ci sta, è molto molto utile. Con due polarità V poi alla fine riuscite a creare la vostra build e c'è spazio per tantissime varianti, come vedete mi avanzano 7 punti, quindi volendo potrei andare a sperimentare con altre mod senza avere almeno l'immediata necessità di formare ulteriormente l'arma. Come si fa a modare l'Endura? Dunque, qualcuno potrebbe pensare e ritenere che siccome la destrezza critta e l'Endura no, allora l'Endura faccia schifo. Diciamo che fino a qualche tempo fa un ragionamento del genere ci poteva anche stare. Però da quando è stata introdotta la mod Condition Overload, in realtà adesso le armi da status hanno la possibilità di ottenere quella marcia in più che prima gli mancava. Questa mod infatti cosa fa? Ci conferisce dei danni aggiuntivi a seconda del numero di stati alterati che abbiamo applicato sugli avversari. Per ogni stato alterato applicato sul nemico godiamo di un bonus di danno. Ora non so esattamente come calcoli tutti questi moltiplicatori, ma sulla wikia, e ve la metto qui, c'è un'utilissima tabella che segna praticamente il moltiplicatore di danno che raggiungiamo in funzione di quanti stati alterati sono stati applicati sul nostro avversario. Dunque, al di là di questo discorso, se volete imparare nello specifico quanti danni riuscite a raggiungere, ok, però fondamentalmente il concetto chiave è più stati applico, più danno faccio, e questo è quello che ci interessa sapere. Dunque, come faccio quindi a buildare l'arma? Tutto gira attorno a Condition Overload, ho visto diverse build su internet, ma tutte appunto ruotavano attorno a questa mod, seppur poi con qualche variante in una o due slot. Tendenzialmente bisogna mettere Pressure Point e Fury, assolutamente, quindi Pressure Point perché si mette sempre, se ce l'avete Primed tanto meglio, si mette Fury e non Berserker perché l'arma non critta ma ci serve comunque Attack Speed, se avete la versione Primed anche in questo caso tanto meglio. Per quanto riguarda Reach o Primed Reach non vado a metterlo perché comunque è un'arma che ha poco range di suo e non ha poi così tanto senso incrementarlo, comunque è un discorso di gusti personali, ci potrebbe anche stare, per qualcuno di voi potrebbe essere interessante inserire questa mod. Si va poi ovviamente a mettere Condition Overload, si mette Drifting Contact, perché? Perché innanzitutto Body Count era una mod utilizzatissima, ma in questo caso ci fa veramente molto comodo avere della probabilità di status in più, quindi Drifting Contact lo andiamo ad inserire nella build. In alternativa comunque se non ce l'avete Body Count ci sta comunque abbastanza bene, temporaneamente si può utilizzare. Mod elementali, qui il discorso è abbastanza interessante, inizialmente io avevo corrosione più ghiaccio, mentre adesso potete vedere che ho virale più fuoco. In sostanza sono passato da corrosione a virale perché ho fatto qualche test e evidentemente i danni che riesce a darci Condition Overload sono così elevati che non ho sentito la necessità nemmeno contro un bombard del livello 145 di avere corrosione al posto di virale. Ho visto che veniva giù molto bene anche così, quindi ho mantenuto il virale. E riguardo al ghiaccio e al fuoco,
fondamentalmente fate un po' quello che volete. Chiaramente se io uso il virale non posso poi mettere il ghiaccio, perché il ghiaccio l'ho già utilizzato assieme alla tossina per creare appunto il virale. Però fondamentalmente l'inserire ghiaccio o fuoco serve per applicare uno stato alterato in più e quindi aumentare i nostri danni grazie a condition overload, ma soprattutto ghiaccio e fuoco sono anche due crowd control abbastanza utili. Uno rallenta e il fuoco ancora meglio paralizza, per cui secondo me possono veramente venire in nostro aiuto. Chiudo la build con una mod altrettanto particolare, altrettanto dico come condition overload, sono mod comunque più recenti, non tutti ancora le conoscono bene, si chiama Relentless Combination e ci consente di incrementare molto molto rapidamente il nostro contatore combo, perché ogni volta che viene praticamente inflitto un danno da sanguinamento sul nemico, il nostro contatore combo sale di 1. E badate bene che non sto intendendo che dobbiamo effettuare il sanguinamento su un nemico per aumentare di 1 il contatore combo. Una volta inflitto il sanguinamento, il nemico sanguinerà per un tot di secondi e ogni volta che sanguinerà noi otterremo 1 in più sul contatore combo. Quindi mod veramente veramente utilissima. Si potrebbe comunque anche decidere di chiudere ad esempio con una Life Strike al posto di Relentless Combination o al posto della terza mod elementale, nel mio caso il danno da fuoco, oppure chiudere con una quarta mod elementale e andare a creare ad esempio Blast, anche se onestamente non mi ispira tantissimo, ma si potrebbe anche provare. Prima di andare a provare effettivamente in gioco quest'arma contro un po' di avversari, sempre qua nel simulacrum, volevo precisarvi una cosa, non tanto legata all'endura quanto a condition overload. Abbiamo capito che questa mod incrementa i nostri danni in base a quanti stati alterati sono presenti sul nemico, però è bene precisare che non è importante quale sia la fonte di questi stati alterati, nel senso che non dovremo applicarli necessariamente noi con la nostra arma corpo a corpo. Potremmo tranquillamente applicarli con una delle nostre altre armi, con le nostre abilità, o potrebbe essere un nostro alleato ad applicarli. L'importante è che il nemico abbia questi stati alterati addosso. Questa cosa è importante da sapere perché? Perché si possono creare delle varianti di build con condition overload che vadano a fondersi meglio con il nostro loadout, quindi in funzione del warframe che scegliamo e delle altre armi che scegliamo possiamo andare a modificare in particolare la composizione elementale della build della nostra arma corpo a corpo. Ad esempio possiamo infliggere danno da fuoco utilizzando una Ember, possiamo infliggere con Sarin un po' di tutto, virale, possiamo infliggere corrosione, possiamo infliggere tossina. Possiamo infatti creare insomma delle composizioni interessanti, magari portarci dietro le pox per applicare ad area degli stati alterati in più e poi andare ad infilzare tutti con l'endura o con qualunque altra arma abbia condition overload addosso. L'importante è poi ricordarsi però che nel caso ad esempio della terza abilità di Sarin si aggiunge danno da tossina sulla nostra arma, ma questa andrà a fondersi con le mod elementali già presenti nella build, andando eventualmente a creare delle composizioni che non avevamo previsto, quindi tenete a mente anche questa cosa. Io direi di partire col simulare un antico livello 145, quindi nulla di particolare, insomma sì, un nemico per carità di Dio di livello alto, ma sappiamo benissimo che non è particolarmente resistente. Schiviamo il suo attacco, iniziamo a colpire. All'inizio sembra che non facciamo danni e poi pam 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 il nemico muore. Ovviamente si è notato un dimezzamento della sua barra della vita nel momento in cui abbiamo applicato virale, che si comporta veramente veramente bene contro questa categoria di avversari. Riuscendo a non farmi one shottare, mi piacerebbe anche provare quest'arma contro un corpus tech livello 145, ma la vedo veramente grigia, quindi proviamo ad avvicinarci vagamente, vediamo se riusciamo ad attrarlo che sta arrivando. Questa volta dovrò fare uso del focus perché ragazzi fa veramente troppo male il corpus tech, non voglio stare qua 6 anni nel tentativo di colpirlo, applicargli fuoco eccetera eccetera. Quindi lo colpiamo, ta 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 ta, man mano che applichiamo vedete stati alterati, adesso ne abbiamo 4 su di lui, i danni vengono incrementati e muore come un corpus, per non usare termini peggiori. E già il termine corpus è abbastanza brutto, sei proprio un corpus. Riuscendo a non morire anche qua, mi piacerebbe adesso andare a farvi vedere come si comporta l'arma contro un bombard livello 145. In realtà almeno nel suo caso è più facile schivare i colpi, non che col corpus tech sia più difficile, è semplicemente impossibile. Se riesco ad applicargli fuoco sarebbe bellissimo. Oh, perfetto, perfetto. Qua ovviamente ci vuole un pochino più di tempo, ma vedete, una volta inflitti una manciata di stati alterati, il virale gli dimezza la vita e pam, cioè un bombard ragazzi, livello 145, 76 di contatore combo tirando comunque, non so, una ventina di colpi, una dozzina, non ho fatto il conto, però grazie al Relentless Combination ogni volta che applichiamo il danno da taglio, o meglio il sanguinamento, un tick di danno del sanguinamento, noi riusciamo ad incrementare il contatore combo. La cosa tra l'altro da tenere sempre a mente è che Vulpin Mask è una stance molto molto cazzuta che praticamente forza il proc da sanguinamento
sempre per ogni primo attacco delle combo. Poi ci sono anche delle altre combo che possono infliggere sanguinamento anche con altri attacchi, ma fondamentalmente il primo attacco di qualunque combo, che in realtà è un doppio attacco, se fate caso, ogni volta che permette fa due colpettini che fanno però la metà del danno vero e proprio, ma infliggono sempre danno da sanguinamento. E questa è una cosa mostruosa, era mostruosa sulla destrezza perché infliggevamo sempre, quasi sempre, sanguinamento con un attacco critico, però è ugualmente devastante comunque anche sull'endura grazie al fatto che possiamo sfruttare questi proc con Relentless Combination e poi anche con Condition Overload. Visto che ho aperto una parentesi su Vulpin Mask, vi rinfresco un po' la memoria sulla combo Hidden Flourish, ve la faccio vedere, va? Dunque, la combo è questa qui che richiede un colpo normale, poi caricare, poi spammare. In realtà, caricando fin dall'inizio, riusciamo a fare entrambi i primi due attacchi e poi dobbiamo solo spammare. È molto molto letale, ne avevo parlato in passato per chi non dovesse conoscere, adesso cercherò di farvela vedere, sperando che non mi uccida il bombard, come già avvenuto nei miei 4 tentativi precedenti di registrazione. Mettiamo un moltro, lo distraiamo, non serve perché lui con un pugno per terra distrugge sia me che il molt. C'è molt lì, perché colpisci me, figlio di... Oh, ce l'ho fatta, ragazzi. Ce l'ho fatta. Ok, è stato difficile, non sapete veramente la fatica per riuscire ad arrivare a questo punto, a farvi vedere questa clip. Comunque era questo che volevo mostrarvi, ovvero effettuando questa combo scatta questa finisher in cui afferriamo il nemico, lo infilziamo, gli facciamo appunto danno da finisher che vi ricordo ignora tutto quanto, scudi, armature, fa danni puri sulla vita e... uccide bene o male qualunque cosa. Ovviamente se volete giocare sfruttando questa combo, così come avveniva per la destrezza, non ve ne frega un cazzo della build che vi ho fatto vedere. Anzi, potete incrementare ancora di più i danni mettendo ad esempio del danno da finisher proprio. E fondamentalmente sì, cioè potreste fare una build ad hoc, ma mi sembra un po' stupido, perché per quanto sia abbastanza facile da eseguire come combo, in genere overkilla la maggior parte dei nemici fino a livelli molto molto alti. Ad esempio anche qua 145 era il livello del bombard. Non so se sia stato proprio overkillato, ma quasi, per cui uccidere tutti i nemici utilizzando questa combo non lo so. Secondo me vi conviene fare una build come la mia o simile alla mia e utilizzare questa combo sui nemici particolarmente cazzuti quando a un certo punto fate proprio fatica a tirarli giù. Detto ciò, ragazzi, io penso davvero di avervi dato tutte le dritte necessarie. Vi ho spiegato come si ottiene, vi ho fatto vedere la mia build, vi ho spiegato come l'avevo buildata inizialmente, perché sono passato al virale, vi ho fatto vedere in gioco che il virale si comporta bene comunque con tutti. E niente, avete capito che il cuore della build è Condition Overload assolutamente, ovviamente molto molto aiutato anche da Relentless Combination, però comunque Relentless Combination non la ritengo indispensabile, soprattutto se confrontata con Condition Overload, che è quella insomma che cambia completamente l'utilizzo di quest'arma. Vi ho fatto vedere poi in ultima analisi Hidden Flourish, questa combo devastante, che sarà sempre devastante a prescindere dal fioretto, dallo stock che utilizzeremo, cioè in futuro magari avremo 12 stock differenti, con quella combo faremo comunque malissimo e one-shotteremo quasi tutti i nemici, per cui io vi consiglierei di tenerla come jolly da giocarvi nella situazione estrema in cui non riuscite a uccidere un nemico in nessun altro modo. Vi inviterei a non abusarne troppo, è divertente ma annoia poi, non ha senso ed è anche lenta poi da applicare su ogni singolo nemico. E niente ragazzi, a questo punto vi saluto e direi che vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!